Ciao a tutti! Allora, oggi, come promesso, registriamo il tutorial per questo ciondolo, il ciondolo Candy. Vi avevo già dato un'anteprima con l'elenco dei materiali, adesso lo facciamo, colori diversi, e sotto comunque vi metterò l'elenco di tutti questi materiali, comunque, anche se ve l'avevo già anticipato. Allora, intanto vi mostro l'occorrente. Facciamo una cosa alla volta. Allora, intanto partiamo dalle Arcos. Utilizzeremo per queste qua questa colorazione che è sul lilla. Poi ci servono delle SO, utilizzeremo queste oro. Poi dei mezzi cristalli da 4 mm, ho scelto questi qua Violet Rainbow. Poi Miyuki 150 Gold, Toho 150 Opaque Jet, Toho 110 sempre Opaque Jet e appunto le candy da 8 mm White Alabaster. Poi ovviamente ago e filo. Io ho utilizzato un filo Unferlin da 012. Ok, adesso metto in ordine, preparo e poi cominciamo. Allora, innanzitutto partiamo dall'inserire sul lago questa sequenza, ovvero 5 arcos alternate a 5 11 0. Le arcos le inseriremo dal foro, voi sapete che poi lo vedete qua, le arcos hanno tre fori, le inseriamo dal foro basso, ok? Poi chiudiamo a cerchio, facciamo un paio di nodini, ci allontaniamo con il filo dal nodino e poi ci ritroviamo qua. Eccoci qua. Allora, abbiamo chiuso a cerchio, abbiamo fatto un paio di nodini, nascosto la codina, ripassato un paio di volte nelle perline in modo da dare un po' più di consistenza e adesso stiamo uscendo da uno dei fori bassi dell'Arcos. Uno qualsiasi va bene purché appunto vi siate allontanati dal nodino e abbiate girato un pochino. Poi adesso ci inseriamo nel foro superiore dell'Arcos senza inserire niente nel lago e dobbiamo creare la decorazione, ok, nei fori centrali. Quindi mettiamo sul lago una 110. Adesso prendo le perline e poi vi faccio vedere. Un mezzo cristallo da 4 mm e un'altra 110. Questa alternanza qua. E ci andiamo a inserire nel foro centrale. Aspettate. Non ci credo. Cioè, guardate questa Arcos. Non ha il foro centrale. Le altre hanno tre fori. Questa ne ha solo due, è fallata, mi tocca disfarlo. Ok, adesso lo disfo e poi ci rivediamo. Ok, rieccomi. Allora, vi do un consiglio, controllate sempre che le perline abbiano tutti i fori, che siano tutti aperti, se no vi tocca fare come me e disfare tutto. Ok, adesso passiamo al prossimo passaggio, che è appunto quello in cui andremo a decorare il foro centrale delle Arcos. Quindi, come vi stavo dicendo prima, andremo ad inserire una 15-0, un mezzo cristallo, scusate, una 11-0, un mezzo cristallo da 4 mm e un'altra 11-0. Io ho usato questa colorazione. Quindi, usciamo, aspettate, usciamo da un foro basso di un Arcos. Entriamo nel foro centrale dell'Arcos, della stessa Arcos. Aspettate che adesso mi si è impirolato tutto il filo. Questo tutorial non è cominciato tanto bene, eh? Ok, e poi appunto andiamo ad inserire la sequenza che vi ho appena detto. Una 11, un mezzo cristallo, non vuol farsi prendere, un'altra 11 e ci andiamo ad infilare il foro successivo centrale ovviamente dell'Arcos a fianco. Ok,
facciamo un altro insieme, una 11 0, un mezzo cristallo da 4 e un'altra 11 0. E uscendo dal foro centrale dell'arcos andiamo ad inserirci nel foro centrale di quella successiva. Così. Questo passaggio lo ripetiamo per le altre tre volte a riempire, diciamo, questi spazi per fare tutto il giro. Lo facciamo e poi ci ritroviamo qua. Ok, e questo è il risultato. Ho completato il giro con un'alternanza appunto di una 11-0, un mezzo cristallo da 4 e un'altra 11-0. Poi per dare un pochino di consistenza in più, ho fatto, senza mettere niente sul lago, un giro ripassando in tutte quelle perline appunto appena inserite. In questo modo avrà un pochino più di consistenza. Se vi ricordate nel primo ciondolo che appunto avevo fatto come anteprima, questa consistenza non aveva molta, in realtà perché non avevo fatto poi passaggi di rinforzo. A me interessava in quel momento fare appunto un modulino da poter presentare e, insomma, in questo invece daremo un pochino più di consistenza. Per quanto ci sono persone a cui piacciono gioielli più morbidi, altri gioielli un po' più rigidi e consistenti, per cui insomma dopo è anche a gusto personale o della persona appunto a cui andrà il gioiello. Adesso stiamo uscendo dal foro centrale di una delle arcos, potete vedere da qua. Saliamo nella stessa arcos nel foro superiore, ok? E andiamo a creare la decorazione tra, diciamo, i fori superiori di tutto il giro. Quindi mettiamo sul lago 6, 11, 0. Inizio ad avere già il filo corto. Vi ho detto che qua siamo partiti con in modo un po' strano in questo tutorial. Allora, scusate che esco. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. E 6, quindi 6, 11, 0, e uscendo appunto da questo foro superiore vado a infilarmi nel foro superiore dell'arcos precedente, praticamente torno indietro, ok? Mi si è anche disfatto tutto, mi è uscito il filo, abbiate pazienza, ok? Prometto che eviterò altri pasticci, per cui entravamo nel foro superiore dell'arcos, quindi eravamo qua, abbiamo inserito sul filo, sul lago, come volete, 6, 11, 0 e ci andiamo, tornando appunto indietro, ad infilare nel foro superiore dell'arcos precedente, ok? E creiamo appunto questo archetto. Poi, altre 6, 11, 0, ne facciamo un altro insieme, poi insomma, non è niente di difficile, finiamo il giro, ognuno lo finisce per sé e poi ci ritroviamo. 4, 5, nere si fa anche fatica a vedere il buchino, non so voi, non ho neanche la condizione di luce ottimale, oggi c'è nuvolo, quindi non vedo neanche tanto bene. Ok, quindi altre 6, 11, 0 e ci infiliamo nel foro superiore dell'arcos e proseguiamo tutto il giro. Una volta che abbiamo terminato, facciamo un giro di rinforzo e poi ci troviamo qua. E siamo arrivati a questo punto, ovvero abbiamo riempito con le 11.0 lo spazio tra i fori alti delle arcos. E abbiamo fatto un paio di giri di rinforzo senza inserire niente sul lago per dargli consistenza. Adesso vi portate ad uscire da uno dei fori alti dell'arcos. Riesco, ok, qua, vedete? E dobbiamo andare a creare la decorazione sopra all'arcos. Per cui prendiamo due 15-0, io le prenderò del colore nero, perché vado a fare il contrasto con il gold delle SO, 2 SO, altre 2 15 0, sempre nere,
Adesso vi faccio vedere la sequenza. Eccola qui, quindi 2 15 0 2 SO e altre 2 15 0. E ci andiamo ad inserire nel archetto successivo di 11 0. Quindi qua. Mi raccomando, quando fate tutti i giri di rinforzo, tirate bene il filo, eh? Non ve l'ho detto prima, ma ormai insomma lo sapete. Ed ecco quello che si viene a creare. Ok? Quindi proseguiamo ed entriamo nelle restanti 11 0 per portarci ad uscire appunto prima dell'arcos. Aspettate che se riesco a vedere il foro. Non ci vedo niente oggi. Anche l'altra volta però, l'ho detto anche l'altra volta, mi sa, non ci vedo niente. Che mi faccio ombra. Oggi sta venendo su un brutto tempo e quindi non ho le condizioni di luce ottimale. Ecco qua. Poi il nero. Però mi piaceva questo abbinamento. E quindi ok, quindi sto uscendo dall'ultima dell'archetto di 11,0, quindi rimetto sul lago altre 2 15,0, altre 2 SO. Mi raccomando, anche qui controllate che tutti e due i fori ci siano liberi, perché sennò vi tocca disfare tutto il lavoro ed è una scocciatura, oltre a buttare via del filo che non costa neanche proprio poco. Quindi ecco l'altra sequenza, la stessa di prima, e ci andiamo ad inserire nelle 11,0 che vengono dopo l'arcos. Se riuscite a fare tutto l'archetto in un colpo, guarda, guarda che ci proviamo. Dai, 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 dai. Eccolo, grande Eli. Ok, e tirate bene il filo. Voilà. Ripetete la stessa sequenza sopra alle altre 3 arcos che restano. Lo facciamo e ci ritroviamo qua. Ed eccoci qua. Abbiamo completato il giro e nell'inserire le ultime due sono entrata nelle 11.0, poi invece di andare su per di qua, sono ripassata per l'arcos e sto uscendo da qui di fianco, sotto alle 2.15.0 che avevo messo prima. Adesso saliamo in queste 2.15.0, quindi siamo qua, saliamo in queste due perline. Qui intanto, aspettate, scusate, scusate, ma nel mentre è iniziato a piovermi dentro in sala da pranzo. Ok, torniamo. Stavamo dicendo che dobbiamo salire in queste 2.15.0. Ok. E dobbiamo andare a creare la decorazione. Ok, siamo usciti da qui. Entriamo nella SO, nel foro superiore. Come vedete, ho anche cambiato il filo nel frattempo perché non ce la potevo fare. E dobbiamo appunto andare a creare la decorazione qua in mezzo. Quindi mettiamo sul lago una 15-0, sempre nera, una SO. E un'altra 15-0 e andiamo ad infilarci nel foro superiore della SO successiva in questo modo. Aggiustiamo un attimo ed ecco qua, una specie di petalino. Se mi mette a fuoco, eccolo qua, che bello, perfetto. Ok, adesso dobbiamo scendere e scendendo andiamo ad inserire delle altre 11.0. Quindi uscendo dal foro superiore della SO ho inserito nel lago 2.11.0 e andrò ad inserirmi in questo archetto
di 11,0. Andremo a fare quindi questa decorazione ai lati delle SO. Quando avremo fatto poi tutto il giro, andremo anche a fare quello da questo lato che qui prima non avevamo fatto. Per cui uscite dal foro alto dopo aver messo questo petalo, diciamo, foro alto della SO, 2,11,0 nel lago e ci andiamo ad inserire nelle 11,0 che facevano il primo archetto e le passiamo tutte se siamo capaci, se no le facciamo un pochino alla volta. Ok? Quindi andiamo a creare una piccola decorazioncina che va a coprire il filo da questo lato. Per cui stiamo uscendo dall'ultima delle 6, quindi 11,0, andiamo ad inserire altre 2, 11,0, 1, 2, se non saltano come le pulci, eccole qui. Ci andiamo a inserire nel foro alto della SO. Così, sempre tirando bene il filo. Poi qui andiamo ad inserire una 15,0, sempre nera, una SO e un'altra 15,0. E entriamo nel foro alto della SO successiva. Tiriamo bene il filo. E abbiamo un altro petalino, sembra una piccola spiga di questo colore. Poi stiamo uscendo dal foro alto della SO, mettiamo sul lago altre 2 11,0 per andare appunto a coprire e a decorare il fianco di questa SO. Entriamo nelle 11, 15, 11, tutti questi numeri, ok? Nelle 11 successive, tutte quante, le prendiamo, tiriamo bene e abbiamo creato appunto la decorazione anche a fianco. Quindi ripetiamo questo passaggio, quindi le due laterali, la parte centrale, le due laterali per tutto il giro. Ok, e questo è il risultato dopo aver completato tutto il giro. Per cui abbiamo messo 2 11,0, una 15, una SO, una 15, siamo entrati nel foro alto e altre 2 11,0 e così appunto per tutto il giro. Come avete visto, ho messo anche le ultime 2 11,0 che mancavano e diciamo adesso devo portarmi a fare questo giro qua. Dobbiamo uscire dalla seconda, anzi usciamo dalla prima partendo quindi dalla seconda per creare 11,0, per creare le decorazioni qua in mezzo in questo spazio con le candy. Per cui adesso sto uscendo dalla SO, entro nella 15, e facciamo un pezzettino, questo primo pezzettino insieme così capite bene. Nella SO facciamo proprio tutto il passaggio, dobbiamo soltanto entrare perché dobbiamo partire dal punto che vi dicevo. Ok, quindi entriamo soltanto nella prima delle 6 11,0 che avevamo inserito in questo archetto, quindi da qua. Vediamo se si riesce a capire. Vedete? La... Non è che si capisca molto. Questa è la prima. Usciamo tra la prima e la seconda. Per cui abbiamo fatto questo girettino qua. Usciamo da qui. Adesso qui andiamo a mettere. Dunque. Una 11,0. Aspettate che... Ecco, mi si è rimpirolato il filo. Una 11,0, mettiamo, ecco, guardate che così, una 15,0 color oro, una candy nel foro basso,
un'altra 15 color oro e un'altra 11. Adesso vi faccio vedere bene la sequenza. Appoggio il lavoro. Eccoci qua. Allora, una 11, una 15, la candy da 8 mm dal foro basso, un'altra 15 e un'altra 11. Quindi speculare questo e questa parte. E andiamo ad inserirci nella ultima perlina dell'archetto da 6, quindi dell'ultima 11-0, proprio questa qua. Guardate che vi faccio vedere, sono capace di vedere anch'io. Allora, eccola qua. Quindi l'ultima dell'archetto da 6. Tiriamo bene il filo ed ecco qua che la candy va a posizionarsi perfettamente qui in mezzo. Adesso risaliamo. Quindi stavamo uscendo da qua. Spero che si veda bene. Stiamo uscendo da qua, saliamo nelle due 11, nella SO, nella 15, nella SO successiva, nella 15, nell'altra SO, ci riportiamo praticamente nella stessa posizione dello spazzettino di prima, quindi ad uscire dalla prima delle 6 11 0 che avevamo inserito. Quindi stiamo scendendo di nuovo e entriamo nella prima delle 6. Soltanto la prima, eh? Vedete? Ah, eccola qua, qui si vede bene. Poi adesso qua riprendiamo la stessa sequenza, ovvero una 11 nera, una 15 oro, una candy foro basso, di nuovo una 15 oro e una 11 nera. E ci andiamo ad inserire nell'ultima dell'archetto da 6. Eccolo qua. Prima dell'arcos. Ok, se qualche passaggio non lo capite, scrivetemi pure che non c'è nessun problema. Sono qua apposta e tiriamo. Ok, adesso facciamo il girettino, ci riportiamo a partire ad uscire dalla prima delle 6, ripetiamo la sequenza e entriamo nell'ultima delle 6. Finiamo il giro e poi ci troviamo qua. E questo è il risultato dopo il giro completo. Una cosa che non vi ho detto, ma che sapete sicuramente, è che le candy hanno un verso, ovvero hanno una parte un po' più piatta e una parte un po' più panciuta. Aspettate che, ecco, ok. Io le ho inserite tenendo la parte piatta sotto, ovviamente, perché questo è il verso del ciondolo. Ok? Quindi abbiamo fatto tutto il giro, ci siamo portati ad uscire dalle due 11.0 che erano a fianco della SO. Adesso dobbiamo andare a fare la decorazione tra le SO e il foro alto delle candy. Per cui usciamo da qua, entriamo nella, poi faremo un giro di rinforzo, nella SO. Così. Intanto tenete tirato, Adesso le candy ovviamente si muovono perché sono fissate solo sotto, ma poi si fisseranno di più, quindi saranno più stabili. Poi appunto facendo il giro di rinforzo poi andiamo a bloccare ulteriormente. Entriamo nella 15 e nella SO successiva, quindi nel petalino alto. Adesso stiamo uscendo da qua. Saliamo senza mettere niente nel lago, nel foro alto della SO, mettiamo sul lago una 15-0,
un mezzo cristallo da 4 mm, quelli che abbiamo usato prima, e un'altra 15-0. E andiamo ad inserirci, quindi torniamo indietro, nel foro alto della candy. Guardate che mi si è impirolato il filo, ok. E mamma, si è proprio impirolato. Ok, quindi mettiamo di nuovo sul lago una 11-0, un altro mezzo cristallo da 4 e un'altra 11-0. E andiamo ad inserirci nel foro alto della SO successiva. Così. Ripetiamo ancora una 11-0, un mezzo cristallo, una 11-0 e ci andiamo ad infilare nel foro alto successivo della candy. Così. Ok. E completiamo tutto il giro appunto con questa sequenza. E questo è come si presenta al termine del giro. Adesso dobbiamo andare a creare la decorazione sopra le candy e il picot sopra alle SO. Possiamo farlo in un unico giro e poi andiamo a rinforzare. Io, dopo aver inserito la sequenza dell'11, del mezzo cristallo dell'11, ho fatto un altro giro di rinforzo. Non ho tirato troppo perché non volevo che si arricciasse. Voglio comunque che rimanga piatto, però gli ho dato un pochino più di consistenza, per quanto non credo che sarà mai un ciondolo rigido completamente. Per cui stiamo uscendo dalla 11-0 dopo il mezzo cristallo, andiamo utilizzando le 15-0 del color oro ad inserirne 9. Per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poi mi piacerebbe vedere, oltre ad avere i vostri commenti, ovviamente, mi piacerebbe vedere se vi fa piacere, insomma, quale può essere una vostra interpretazione, quindi abbinamenti di colori, che ne so, modifiche, quello che volete. Quindi 9, 15, 0 color oro, passiamo sopra alla candy e ci andiamo ad inserire, scusate ero troppo alta, ok, ero troppo in alto, scusate, quindi ho inserito 9, 15, 0 color oro sopra la candy. Sono entrata nella 11, nel mezzo cristallo, nell'altra 11 e mi trovo ad uscire appunto dalla 11 prima della SO. Quindi andiamo a fare un piccolo picot, ok, un piccolo picot di 3, 15, 0 di colore nero, in modo da dare il contrasto con l'oro della SO. Quindi mettiamo sul lago le 3. 15-0, saltiamo la SO, ci infiliamo nella 11, nel mezzo cristallo nella 11 e appunto andiamo a creare il piccolo picot. Voglio fare una prova e metterne 4, vediamo se viene un pochino meglio, una variante in corso d'opera, aspettate, vediamo. Così, proprio di getto. Poi, se avete visto l'anteprima di questo video, diciamo la... Dai, mi piace. Sì. Facciamo quattro. Saprete che questo progetto è nato in campeggio. Quindi, anche stavolta non ho i passaggi scritti. Sto guardando il ciondolo che mi è venuto di getto. E quindi... ho portato, dai, in corso d'opera questa variante, mi piace. Dai, poi proseguiamo, facciamolo di nuovo insieme. Un altro archetto di 9, 15, 0 color oro.
andrà a coprire la testa o la pancia, come volete, della candy bianca. Quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 15, 0 color oro, saltiamo la candy e entriamo nella 11 nel mezzo cristallo, nell'altra 11 e andiamo a creare appunto il suo archetto. Poi il piccolo picot sopra alla SO con 4 15 0 di color nero, appunto, per creare lo stacco, come dicevamo prima. Quindi 4 15 0, saltiamo la SO e ci infiliamo nella 11, nella mezzo cristallo, nell'altra 11 e senza pungervi. Eccolo qua, proprio mi piace proprio. Sì. Adesso completiamo il giro creando l'archetto sopra le candy e il picot sopra l'esso e ci ritroviamo qua. Abbiamo quasi finito, eh? Ed eccoci qua. Allora, ragazze, devo accelerare un pochino perché mi si sta scaricando la batteria. Ho terminato il giro. Facciamo un giro di rinforzo senza inserire niente sul lago in tutte le perline esterne. Adesso sto uscendo dalla 11.0 prima dell'archetto dorato. Vado ad inserirmi nel 15.0 oro. Dobbiamo fare l'anellino per inserire appunto, perché diciamo è finito, il ciondolo è finito. Dobbiamo fare l'anellino per inserire appunto poi la catenella. Per cui dobbiamo entrare nelle 15.0 color oro. Aspettate che non vedo più niente. Adesso ho l'ansia della batteria che si sta scaricando. Spero di riuscire. Aspettate che stacco, faccio prima. Sto uscendo dalla sesta perlina 15.0 color oro. Questa operazione la potete fare da qualsiasi degli archetti color oro, ovviamente. Scegliete voi quale, perché qui dobbiamo solo fare il passante per la catena, per cui ovunque vogliate. E mettiamo sul lago 7, 11, 0 nere, ovviamente. 3, 2, 5, 6, 7. Ok, e andate ad inserirvi nelle due 15-0 centrali, diciamo così, e fate l'archettino appunto per passare l'anello e la catena. Ripassate più volte all'interno dell'anellino di questo cerchietto per rinforzarlo, poi fate un paio di nodini, nascondete il filo, ci rivediamo qua per fare il confronto con il precedente modello. Ed ecco il ciondolo finito. Ho fatto due o tre giri di rinforzo nell'anellino qui, mi sono spostata. Avevo già comunque rinforzato tutto il perimetro, ho fatto un paio di nodini, ho nascosto il filo e l'ho tagliato. E questa è la versione. A me piace molto. Questa era la precedente, quello appunto da cui ero partita come modello. Direi che sono venute veramente bene tutte e due. Mi piacerebbe sapere il vostro parere, insomma, se vi è piaciuto e se vi va di replicarlo. Vorrei vedere le vostre versioni, i vostri abbinamenti. Quindi aspetto i vostri commenti, pollici in su se il video vi è piaciuto e attivate la campanella, ovviamente dopo esservi iscritti al canale, per seguire i prossimi video, per essere sempre aggiornati sui prossimi video e ci vediamo presto con, mi sa, un bracciale. Ciao ciao!